e oggi sono qui con Paola e oggi festeggiamo i 14 anni della nostra amicizia e abbiamo pensato di festeggiare bene con una challenge. No. E di che challenge si tratta? La Rischia il Gusto Challenge! Iniziamo con questa challenge. In cosa consiste? Praticamente noi abbiamo tantissime caramelline di colori diversi insieme ad una specie di ruotina, eccola qua, con tutte le caramelline che ci sono qua e vi raccontiamo i gusti che ci sono dentro. Una è buona e l'altra non sarà tanto buona. Lo scoprirete poi dalle nostre facce sicuramente. Arancione, che possono essere pandolone del nonno o melone giallo. Con il pandolone del quelle nonno. Quelle verdi che possono essere pesce marcio o succo di pera. Poi ci saranno quelle rosa che saranno cimice fetente. No, cimice... Petetite? Che cazzo sono? Ah, cimice petente! Ah, ho detto cazzo! Ho tutti i frutti. Tutti i frutti, ora c'è quella azzurra che sarà fogna putrida o ribes blu. Ribes blu ci piace. Oppure vomito puzzolente, quella gialla o tropical lime. Mi faccio già il fazzoletto per sputarle tutte quante. Scoppia la freccia, vediamo che caramella esce, di che colore? Giallo. Quindi giallo, vomito puzzolente o tropical lime? Io sicuramente beccherò il tropical lime. Certo, fidati. Prendine una gialla. Non adoro. Al 3 la dobbiamo mettere in bocca. Cos'era il vomito questo? È la cosa più brutta. No, io vomito io. 3, 2, 1. C'è un odore sospetto, gente. Non ha colori sgargianti o la forma di un dinosauro? Aspettate. Mamma mia. Tiziano. Meno male che c'è Tiziano tra noi. Per un totale di 5 punti. 5 punti a testa. Andiamo avanti. Tocca a me scoccare la freccia. Che poi ti illudono queste caramelle, perché all'inizio sono buone, poi man mano che le mastichi. No, non vi dico. Blu. Ce l'abbiamo quelle blu? Sì. No, non le abbiamo quelle blu. Facciamo un altro giro perché le caramelle blu non le abbiamo. Andiamo. Arancioni. L'arancione corrisponde o pannolone del nonno oppure melone giallo. Ah, non profumo. Allora al 3 sempre. 3, 2, 1. Portali in fondo ad un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto su. Melone. La mia è buona. È al limone, è al melone. A tua? Fa schifo! È vero! Ho preso 3 punti grazie alla caramellina buona, quindi al melone. Invece Paola ha preso quella brutta, purtroppo. 5 punti. Però mi sono meritato i miei 5 punti. Ribes blu o fogna putrida? O fogna putrida. Scegliamo la caramellina azzurra e vediamo cosa esce. Questa. Sei in vantaggio tu, vero? Perché ne hai prese 2 schifose. Caramellina blu! Questa ce ne sono qui, ma me le mangerei tutte! Al 3, 3, 2, 1. Non so di cosa sa il ribes, non l'ho mai assaggiato. Come faccio a identificarlo? La mia è buona. La tua è buona. Sentire. Non si sente, la tua sì. Sto vincendo io alla fine. È vero. È buono sto ribes. Non è buono ribes. Per me si totalizzano 5 punti. E per Roberta 1. Cosa hai detto di questa sola fogna? Buona la fogna. Sono desiderato di mangiare la fogna. Io vado, Aspetta. Quella rosa. Cimice fetente
o tutti frutti. Tutti frutti, tutti frutti, tutti frutti, olè. Caramellina rosa per noi. E la mangeremo al 3, 2, 1. Cos'era questa? Non appena tu avrai guaiato questa! Oh madonna! Che schifo! Minchia che schifo! Non capisco perché non la sto masticando. Che schifo! Questa è stata la peggiore parte! Ma questa sta di fogna, non è di buona, tutti brutti. Dio mio. Che schifo. Quindi 8 punti per la cimice. E tu? 1. 2. 2. È uscito. Letame fresco, torta di lampone. Quindi la caramellina viola, vero? Prendiamola subito. Vediamo chi sarà la più fortunata. 3. 2. 1. Oh mamma! Non è perfetto! Ma stavo per rovesciare l'ania dei 7 re di Roma. Chi è? La mia, il mirtillo. Quanti punti ho totalizzato con l'etame? 8 punti. Segniamo, vediamo chi vincerà questa splendida sfida tra me e Paolita. Pesce marcio oppure succo di pera? Vediamo. Io pure il pesce marcio, cioè. No, se sa di pesce marcio veramente, va. Alla fine. Il fazzoletto dov'è? Non sanno di niente queste caramelline, come faccio a capire? Ora me le infilo nel naso stile tappo. 3. No. 3 no. 3. 2 anche. 1. Meno male, meno male, meno male. Se benedetta la pera e tutta la sua famiglia delle pere. Anche se forse preferivo il pesce marcio alla pera, non è vero, dai. Non facciamo discriminazioni sulle pere. Molto buona questa caramella alla pera. Molto buona. Anche tu la stai mangiando. Pensavo che l'avessi sputata. Sei felice di aver partecipato a questa challenge? Uh-huh. Talmente tanto che se ne va. Ora farò il mio grande calcolo con la fantastica calcolatrice. Vediamo chi ha vinto, dai. Mamma mia, chissà chi ha vinto. Ha sbagliato prima per il conto, the best calculator Paola. Forever. No. Vediamo cosa uscirà fuori. Io ho fatto 24. 24? E vediamo io, Paola, totale 24 punti. Vediamo Roby. 27! Ho vinto! Me la sono beccata in serio nel merda, pronto! No, però la cimice, ti giuro, se la beccavi tu sboccavi veramente. Fino a domani mattina, secondo me. Mamma mia. È la cimice che mi ha fatto vincere. Hai sentito il pannolone del nonno tu? No, no, ma lascio immaginare tutto. Se telefonando io potessi dirti addio, ti guarderai. Spero che questa challenge vi sia piaciuta. Se è così, lasciate un bel pollice in su. Vi aspetto anche per la partecipazione di Paola, se la volete in altri video. Se vi è stata simpatica, se invece la vorreste buttare dal secondo piano. Insomma, magari la gente pensa anche questo. Lasciatemi un commentino qua sotto. Mi raccomando, aspetto i vostri commenti. Non dimenticatevi di iscrivervi anche al canale se volete vedere altre challenge, video tag, vlog, tutto quello che volete voi, insomma. Ciao! Ciao ciao!